mio! Non ci credo, l'ha fatto! Signori, se non è un predestinato, un ragazzo di 16 anni che in Premier League fa queste cose qui, io non so sinceramente chi possa essere un predestinato. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, come state? Spero bene, buona domenica! Allora, quest'oggi siamo tornati con la carriera natale con il nostro Brighton. E se vi siete persi gli episodi precedenti, mi raccomando, martedì, giovedì sono usciti due video molto molto divertenti, interessanti. Quest'oggi ci sarà da sudare, parecchio, perché siamo dentro a dicembre. Ci sono partite alla nostra portata, però così ravvicinate possono creare, secondo me, degli scompensi. Quindi dovremmo essere bravi a gestire le fatiche e le energie. Anche perché, oh, sono 1, 2, 3, 4, 5 partite di campionato. Poi c'è la Carabao, c'è l'Europa League. Non credo riuscirò a finire a dicembre, però vorrei regalarvi un episodio domenicale interessante. Mi avete chiesto negli scorsi episodi di farvi vedere le mie istruzioni per quanto riguarda questo 4-2-3-1. Io per il momento non è che abbia istruzioni particolari, però insomma, per quanto riguarda Jimenez, rimane centrale Torre, nient'altro. In realtà supporto in difesa base, ma che in realtà potremmo anche... Però va bene, supporto in difesa base, ogni tanto quando l'attaccante viene incontro ci piace. Per quanto riguarda poi in realtà i miei esterni è tutto nella norma, tutto normale, perché mi piace che i miei esterni restino esterni, mi piace che Sudakov stia lì, quindi per questi tre è tutto standard. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, invece ho che devono coprire al centro e Waffer che viene praticamente a fare il regista arretrato, quindi si inserisce tra i due centrali per la costruzione della manovra, e anche lui ha copertura al centro. Per quanto riguarda invece i difensori centrali, resta in posizione, gli esterni si devono sempre sovrapporre. Come resta in posizione? No, questo è un errore. Questo è assolutamente... Perché? Mantiene la posizione in attacco? No. Sali. E questo è un errore. Vabbè. Vediamo perché magari quell'errore ci stava creando delle situazioni difensive favorevoli. Abbiamo il Watford. Ora, potremmo anche andarla a simulare, ma abbiamo un po' di giocatori non in formissima, quindi preferisco queste partite andarle a giocare. E cuffieggiamoci le orecchie. C'è Sarmiento. E niente. E siamo... Il gol dell'ex, 1-0 per il Watford, signori. Abbiamo già preso, l'abbiamo, complimenti per la vittoria. Dobbiamo fare un po' di cambi, però. Oggi Dyer, Igor sulla sinistra, Barco sulla destra, Lamptey. Per il resto direi che possiamo andare in campo così, signori, sempre sul pezzo. E forza Brighton. Andiamo. Oggi mi piacerebbe fosse un episodio da Spazio e Regaz, eh. Fiducia nei ragazzi, fiducia nei giovani. Oh mamma mia, che brutto passaggio però. Teun, Zeno Martinez con tanta classe se ne va, prova il mancino a giro e Spinola, primo squillo del match da parte di Martinez. Poi Dingra, spondeggiamela Ferguson, a Dingra, Sudakov e siamo avanti. Anzi no, pareggio del Brighton, perché tanto il gol di Sarmiento ci sarà. Sudakov con appoggio, servito Martinez, ancora Ferguson, e comunque come potete vedere, nonostante le istruzioni, non sta mai centrale, è quello il grosso problema. Martinez si gira, Martinez col mancino, ancora parata di Spinola, non lo vuole far segnare. È rigore, al 18esimo, smanacciata il numero 15. Eccola, guarda, la schiaccia. Ma non so cosa sia successo. Forse gli ha dato una gomitata nella faccia. Chi è il rigorista? Ferguson? Fergi? Io faccio sbattere sempre il miglior rigorista, ragazzi. Cup Manners con il primo. La messa là, eh? Umile Cup Manners. La messa là. Ci piace. Siamo alla fine del primo tempo, signori, 2-0, partita nettamente in controllo, potrei andarla a chiudere simulando, ma come detto, voglio far giocare chi gioca un pochettino di meno e quindi andiamo con Inciso e quindi andiamo a sinistra con Ayala, a destra lasciamo Martinez, staffetta tra Ferguson e João Pedro. Questo è uno spazio ai Regaz totale, totale, veramente ci manca Cummings, abbiamo messo dentro tutto l'asilo. Occhio però, non facciamola riaprire perché sennò è un casino. Eccoci. Mamma mia, che tirazzo. Oddio, non ci credo, l'ha fatto. Ha fatto questo gol Ayala, signori, se non è un predestinato, un ragazzo di 16 anni
che in Premier League fa queste cose qui, io non so sinceramente chi possa essere un predestinato. Manco mi aspettavo potesse arrivargli sto pallone, figuratevi se potevo aspettarmi un gol del genere da parte di Ayala. Vabbè, signori, cioè, sto giocatore dovrebbe giocare titolare. Ora il Watford è letteralmente andato in pappa. Però guardate la gestione di palla col mancino, ragazzi. Oddio, oddio. Questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno. Punto e stop. Basta. Bene, signori, dai. L'abbiamo messa in ghiaccio. L'abbiamo messa in ghiaccio. Faccio l'ultimo cambio. Fuori Zambrano, dentro Santos. E direi che possiamo andare a simulare. Avanziamo fino alla fine. Diciamo 5-0. Segna anche in season al 74esimo. La goduria è immensa. Quando i Regaz giocano così, raga, io sono super, super felice. A questo punto avanziamo contro il Leicester. Dovremmo avere... offerta per il prestito. Infatti nello scorso episodio ne avevamo parlato di alcune offerte per il prestito. Dicevo, dovremmo avere le forze recuperate per questo match. Offerta per il prestito per buonanotte il Newcastle. Non credo che il Newcastle possa essere la scelta giusta per buonanotte. Ce la andiamo a giocare questa partita ovviamente contro il Leicester. Noi, come detto, siamo sul pezzissimo. Però io la titolare la devo far giocare. Nel senso che... non è che posso continuare a fare i cambi per sempre per far giocare le seconde linee. Cerchiamo di dare ancora più spazio a Zambrano. Quindi Zambrano c'è. Facciamolo giocare. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. Forza Brighton. Sapete che la coppia di centrocampisti Zambrano-Waffer mi piace tantissimo perché entrambi sono molto intensi. Entrambi sono di rottura, però si completano veramente, veramente bene. Waffer è molto più qualitativo. Ma cosa c'è? La nebbia? Mi sembra così... così annebbiato quest'oggi. Sono le nuvole, forse, che non fanno splendere questo sole davanti a questa squadra così tecnica. E corri, Parisi. Ma corri, Parisi. Ma cosa aspetti? Il consenso? Occhio al buco. Occhio al buco, non l'ho mai sentito dire. Occhio al buco difensivo, più che altro. Occhio al buco. Boh, vabbè. Mamma in assio, la prima volta in tutta la mia vita che chiudo questa azione della CPU. Occhio al buco, signori. Ci entra! Non entra! Occhio al buco, non entra! Non entra! Non entra, Verbruggen! E beccati sto trapezio! Ma no, direttore! Ma basta! Basta ammonire Waffer perché è splendido! Ma che è sta roba? Ma da quando? Non entra! Io... ho detto che è entrato! Leicester è partito molto molto bene, noi stiamo faticando! Noi stiamo faticando tantissimo! E c'è il vantaggio delle Foxes. Ma lo sappiamo che le volpi sono furbe, li mortacci loro. Mitoma. C'è Parisi che è salito moltissimo. Si torna da Mitoma e faccio il gol della CPU. Faccio il gol. Faccio il gol. Ma con me non funziona, eh. Con me non funziona il gol della CPU. Mi hanno steccato su da Kove. Lui risponde così. Con il gol del pareggio. Mamma mia, Hermansen, grande parata. Ma guarda come hai fischiato la fine, ti devi vergognare. Allora, signori, noi potremmo continuare così. Potremmo continuare così. O potremmo cambiare. Ma potremmo anche continuare così. Continuiamo così, dai. Leicester è partito bene, primi 20 minuti. Ma che io vorrei sapere, Parisi, veramente chi ti ha dato il consenso di fare sta giocata. Cioè, veramente da galera. Facciamo altri 10 minuti così e poi... E poi porcaccio... Johnny! Porcaccio! Mi sa che devo cambiare, vero? Mamma mia, Verbruggen, che parata! E poi tacche, cambi. Non è il modo di entrare in campo questo, no, non lo accetto. Inaccettable. Fuori Sudakov, dentro João Pedro. Togliamo Zambrano, andiamo con Robertone. E tra un po' io metto dentro Ayala, metto dentro qualcun altro. Bravo Dunk, questa è una gran palla recuperata, Jimenez. Sudakov, ti prego, Sudakov. Dai, che buona la giocata! È buona! Mamma mia! Mamma mia! Quanto è forte Sudakov! Vai direttamente in panchina, Sudakov. Esci direttamente dal campo. Che gol, ragazzi! Era la giocata che volevo, eh. Era la giocata che volevo, anche se stavo cercando un esterno di destra. Di destro, scusate. Grande pigiamato! Ci siamo, non moriamo mai! E non si molla!
Forza, adesso coi cambi andiamo a vincere. Il pigiamello. Io il prossimo episodio lo faccio in pigiama. In suo onore, basta, ho deciso. Jimenez, provala. Non ci posso mai credere nella vita. Oddio. Oddio! Non ci credo! Vabbè ragazzi, siamo sbuciati di culo comunque, eh. È una roba folle. A volte, veramente, ci abbiamo un culo quanto una capanna. Brightonone culone. Robertone. Ma perché? Cioè, guardate sta palla. Capita perfettamente a Pedro P. Hermansen forse non la vede neanche partire. Forse non la vede neanche partire. E adesso forze fresche per tenere il campo. Fuori cubo, dentro inciso. Incredibile, l'abbiamo ribaltata. L'abbiamo Pedro P, ragazzi. Il super sub che tutte le squadre dovrebbero avere, ma per fortuna che non ce l'hanno, perché sennò col cacchio che ne vinceremo così tante. Attenzione, questo intervento è folle di rabbia. Finisce qui. È incredibile. Ci siamo portati a casa anche questa vittoria. Con un Leicester che era partito fortissimo nella prima frazione di gioco e che poi si è spento in realtà sotto i nostri colpi, sotto una qualità nettamente migliore. Migliore in campo Sudakov. E va bene così. Stiamo andando belli spediti, quindi oggi qualche partitella in più forse potrei mostrarvela. Allora, intanto io continuo a vedere le offerte di prestito, perché arriva per Martinez il Monaco, mentre per Buonanotte l'Inter. L'Inter non è squadra che dà spazio così ai giovani, quindi rifiuto. Inter Martinez al Monaco potrebbe starci. A questo punto, la partita contro il Legia Varsavia, giochiamo solamente un'altra offerta. L'Athletic Bilbao no, non credo sia basco Martinez, da quello che so. La partita contro il Legia Varsavia, dicevo, ce l'andiamo a giocare solamente i primi 45 minuti. Perché ragazzi? Beh, perché la situazione in classifica ormai l'avete capita e scoperta. È l'ultima partita, siamo passati come primi, quindi va benissimo così. Vado a giocarmi solamente i primi 45 minuti in modo da far giocare magari quelli che giocano sempre un pochettino meno. Pronti dunque per andare in campo con questa formazione bellissima. Ah, la formazione di Regas mi piace da morire. Andiamo in campo sempre sul pezzo, forza Brighton. Oppela, stecchina di Cummings al settimo minuto. E via, calcio di rigore per il Legia. Lewis Cummings. Allora, la scivolata ci stava, eh. Non si erano ancora conosciuti, lui è l'esterno. Però pensavo la mettesse nel mezzo e quindi mi sarei frapposto tra lui e il cross. E invece, va bene. Tocca parare sto rigore a Gual, sempre Gual. E via, dai, vai. Via dalle balle, Gual. Grazie. Martinez. Cambia con inciso. C'è spazio davanti a sé. Occhio però quanto corre sto centrale. Il mancino incrociare di inciso. Il palo incredibile di Giulio Cesare inciso. Inciso. Ancora Ferguson. Ayala, mi fai un movimento. Eccolo. Bellissimo. 1-0 Brighton. Ayala. Era il movimento che stavo aspettando. Sempre il nostro predestination. Non c'è caccia la miseria. Chi è Igor? Altro rigore per il Legia. Ce la fate a segnare così forse? Gual, te paro pure questo. Gual, guardami negli occhi. Ti faccio il mimo. Ti faccio il mimo. Porcaccia la miseria. Centrale la tirata. Sto Gual. Vabbè. Bravo Martinez in chiusura. Si conclude qua il primo tempo. 1-1, va bene. Andiamo a gestire un po' i cambi, così gestiamo anche le forze. Fuori Cummings, perché ha ammonito. Facciamo giocare McAllister. Fuori Enciso, dentro Buonanotte. Fuori Ferguson, dentro João Pedro. Fuori Cup Manners, dentro Santos. Facciamo questi cambi qui. Ok, i cambi sono stati fatti. E andiamo al risultato. Avanziamo. Vinciamo 3-2, doppietta di Pedro P e Mark Gual ancora, quindi sono altri 3 punti. Bene così, signori, bene così. I Regas hanno vinto, ha vinto anche il Nizza e quindi alla fine, signori, il Brighton passa come primo nel girone, mentre... Fredo, vi presto buonanotte, andiamolo a vedere un attimo. Palla Lazio. Lo so, però se adesso diamo in prestito Martinez, magari buonanotte... Ci puntiamo ancora un po'. Non mi ricordo assolutamente cosa stavo dicendo. Forse della classifica di Europa League. Siamo passati come primi, mentre il Nizza come secondo. Perfetto. Noi ci siamo fatti scappare solamente un pareggino. Solamente un pareggino. A questo punto abbiamo il Brentford, che è in netta difficoltà. Il Crystal Palace potrebbe starci per Cummings.
Proviamo a darglielo, dai. Per questa partita contro il Brentford, dopo che abbiamo? Ah, il Brentford è... Allora, qui dobbiamo far giocare i Rijkaard, perché è la Carabao. Quindi contro il Brentford simuliamo con la titolare. Mamma mia, oggi andiamo speditissimi. Sì, oggi simuliamo con la titolare che si gode. Oh, lo voglio guardare! Mamma mia, tacche, rumba, ancora tacche. Al 60esimo è entrato Zambrano e al 75esimo è entrato Igor e poi Parisi all'81esimo per il 3-2. Bravi ragazzi, bene, ma la classifica di Premier, scusatemi. No, chiedo, siamo terzi, 37 punti ragazzi. Mamma mia, non voglio dire niente. Andiamo a giocarci questa partita contro lo Sheffield, dobbiamo portarcela a casa con i Rijkaard. Oggi è il Rijkaard Day, signori. Oggi è il Rijkaard Day. Allora, Ferguson titolare. No. Adingra, Ayala. Mamma mia, sono un pazzo furioso. Dobbiamo far giocare Coop Manners e ovviamente Zambrano. E oggi Nassi lo facciamo giocare, sapete? Andiamo con McAllister e Lamptey. Direi che possiamo presentarci con questa formazione, signori. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo per questo ennesimo turno di Carabao. E forza Brighton. Speriamo bene. No. Non avrete il mio popò. Non avrete il mio culo. Bello. Blavi. Bravi. Non so perché. Forse perché ho detto culo. Bravi. Non mi avrete per nulla al mondo. Ayala. Lamptey. Ferguson la protegge. Cioè, inciso. Ci passa dall'altro lato. Perché noi siamo capaci a farlo. Adingra. Barco. Adingra. Ferguson. Ayala. Preso Trusty. Ci siamo ancora però. Lamptey. Ehi! Calcio d'angolo. Adingra alla battuta. Dove c'è Ivan Ferguson? Che incorna! E colpisce lo Sheffield. È 1-0 Brighton. Al 23esimo. Mamma Marco, che pulizia di intervento. Tra l'altro rischiosissimo in area di rigore. Che fenomeno sto giocatore, sto ragazzo. Ayala, qui il controllo palla non è un granché. Ma lotta, lui lotta. L'hanno ribaltato però lì. Qualcosa che non è andato. C'è per forza, l'abbiamo recuperata con la Dingra. Coop Manners. Porcaccio Johnny. No, Verbruggo. No ragazzi, questa è una parata Verbruggo. Verbrunghentevole. Non ha senso sta parata. Non ha senso ma nella vita. Ma impossibile. Cioè è qualcosa che non conosco. Eccoci qua. Non è fallo. Occhio qui a non scoprirci troppo. Sousa. Pogl. Ancora Sousa. Verbruggen. Tiro potentissimo. Via sta palla. Ancora? Per due volte? No, mamma Archer. Che incornata, ma che miracolo di Verbruggen. Senza parole, ragazzi. Verbruggo è migliorato tanto, tantissimo. Ci sta tenendo a galla e ci ha tenuto a galla per più di una volta. Attenzione, buonanotte, perché se ne può andare. Lo Sheffield è scopertissimo, è scoperchiatissimo. Buonanotte e sogni d'oro. Al centro, Pedro Martinez. Bellissimo. Signori, in squadra abbiamo dei talenti. Ma poi chi è Faravelli? In squadra abbiamo dei talenti. Su questo non ci piove. Cioè, tutti i giocatori presenti nella nostra rosa sono talentuosi. Poi possiamo puntare su qualcuno. Possiamo darlo in prestito come Martinez. Ayala, buonanotte. Però bisogna essere dei veri talenti per fare cose del genere. E i nostri Rijkaard lo sono. E se poi penso a Mazzilu, che è in prestito... Anche a Kozlowski, cioè sono tutti giocatori veramente, veramente incredibili. Veramente, veramente incredibili. È un Brighton stellare. Stellare nella titolare, che a volte sembra faccia più fatica, ma stellare anche nei Rijkaard. Io sono super contento e soddisfatto. Passiamo un altro turno di Carabao con i giovani. E guarda Hammer che gol. Ma tra l'altro Hammer mi aveva già segnato di testa. Mannaggia la miseria. Ho avuto un déjà vu. Gran gol. È 2-1. Finisce qui. Ferguson e João Pedro alla fine segnano. L'assist di Martinez. Per quanto riguarda quello di Ferguson, non mi ricordo che stava battendo l'angolo. Forse Coop Manners. No, Adingra. Bene tutti raga. Bene tutti.
Ma era la semi, che cos'era? Erano i quarti. E contro chi saremo dunque? Nel frattempo accordo per il prestito per David Martinez, proviamo a darlo al Monaco, vediamo. Come vi dicevo, nel caso poi li richiamiamo a gennaio. Se vanno via tutti ne richiamiamo uno. Giusto per capire. Allora, la classifica di... Cioè, in realtà, il tabellone di Carabao. Saremo contro il Wolverhampton, che ci ha dato 5 palle. Abbiamo la possibilità di rifarci quando? Quando? Nel prossimo episodio? Non lo so, perché nel prossimo inizia anche la FA Cup e voglio andare un pochettino più avanti in FA Cup, eh. Però, insomma, avremo la doppia sfida di Carabao contro il Wolverhampton. Vediamo di dargliele noi questa volta 5 palle. Allora, giretto un attimo il volo di piani di crescita solo per i Regaz. Ferguson sta salendo, tra l'altro. Anche Jimenez. Mamma mia, Kubo è diventato un 85 e lo è diventato anche Mitoma, tra l'altro. Martinez è cresciuto, se non sbaglio, di un punto overall. Mazzillo 19 anni è un 72. Martinez ha 18 anni è un 71. Mentre Kozlowski ha 21 anni è un 75. Si è fatto più 2 all'Ipsia. Ayala a 16 anni è un 70. Si è fatto più 3. Sicuramente lui è quello più cristallino. Però occhio, buonanotte. A 20 anni è un 75. Sono tutti super, ragazzi. Sono tutti veramente, veramente super. Però buonanotte. Anche lui può crescere parecchio, eh. Anche lui potrebbe diventare tanta tanta roba. Se consideriamo che ha la stessa età di Insiso, ha 4 punti overall in meno, però Insiso sta crescendo discretamente, eh. Insomma, è lì lì per diventare anche lui un 80. Gli miglioriamo le mosse abilità, scusatemi, anche se ci mette una settimana in più. Quale balla, alla fine il Wolverhampton sta crescendo. Zambranito, 20 anni 76, forza, 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 forza. 9 settimane diventa un 77. Mentre Barco, 20 anni, un 77. Ho un po' paura, ragazzi, per Barco. Ho un po' paura per Barco, speriamo che non si blocchi. Allora, dopo avremo anche Leeds. Andiamo a vedere un secondo in che posizione di classifica si trovano queste due squadre per capire quale giochiamo e quale simuliamo. Abbiamo il Crystal Palace. Leeds è avanti, eh. Ah no, siamo lì. Però una la simuliamo, dai. Simuliamo il Crystal. E ci giochiamo il Leeds per chiudere dicembre, eh. Direi che vi sto facendo avere un bel episodio domenicale, raga. Andiamo con la titolare e la simuliamo. Madonna, non voglio guardare, ho sempre paurissimo. Mamma mia, ragazzi. Jimenez, Sudakov, Waffer. Che goduria. Che goduria questa squadra, che goduria. A questo punto chiudiamo l'episodio con la partita contro il Leeds United, signori. Ce l'andiamo a giocare. Così nel prossimo episodio entriamo dentro il calciomercato di gennaio e capiremo un attimo il da farsi. Anche se sinceramente non credo che dovrò fare nulla. Non è cambiato praticamente per nulla questa squadra. Vabbè, a parte Udogi. Sì, gli abbiamo venduto March. Però noi dobbiamo fare qualche cambietto. Ma cosa dite? Andiamo con 2 punte quest'oggi? No, dai. Restiamo così. Purtroppo devo cambiare la linea difensiva. E visto che devo cambiare la linea difensiva, il centrocampo lo lasciamo Robertone Waffer. Ho messo Ayala sulla destra al posto di Kubo. Sulla sinistra mettiamo McAllister e sulla destra mettiamo Dyer. Quindi rimaniamo un pochettino più solidi con Sugawara e andiamo con Barco. Direi che possiamo andare in campo così, signori. Sempre sul pezzo per quest'ultima partita di episodio. Forza Brighton! Che bell'incrocio Brighton-Leeds United, eh? Una delle mie vecchie carriere allenatore. Il Leeds è stato un bel percorso quello là. E occhio appunto a March, perché lo sapete che l'ex è sempre lì pronto a colpire. Quando meno te l'aspetti. Ci segnerà March oggi. Ok, Ayala, Ayala. Vabbè, non esagerare però, dai. Non esagerare, Ayala. Bella, Sugawara, complimenti. Classico colpo da giocatore che è arrivato a questi livelli completamente a caso. No, dai. Mitoma. Palla in profondità per Ferguson. Leggermente isolato, ma proprio leggermente. A freddo da quanto è solo. Ayala. Ah, se l'è allungata, porca paletta. Ayala, che bella questa palla per Robertone. Si ripropone Ayala che col destro impegna Darlow. Calcio d'angolo per il Brighton. Mitoma alla battuta dalle parti di Van Ferguson che stacca. La palla resta lì. Darlow in qualche modo. Se no la corsa di March. È arrabbiato March. No, ma no, signori, ma si è tuffato. Pale March, fetente che non sei altro. Fetente che non sei altro. Ma questo non è fallo di Dyer, ragazzi. Ma no, dai.
ragazzi. Ma no, 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 non ci sto. Non ci sto, Pirlo contro Verbruggen. Vantaggio Leeds United al 35esimo con questo rigore veramente inventatissimo. Marcio non ci avrà segnato, ma si è buttato brutalmente in area di rigore e il direttore di gara ci è cascato. Vergognati Marcio, vergognati. Ti ho rinnovato il contratto. Ti ho fatto giocare quando potevo. Non è così che ci si comporta. Ayala, la tieni viva. Sudakov. Ayala, Ayala. L'ho stretto. Ah, mi ha bloccato. Mi ha bloccato in stile rugby. Non si può. Primo tempo che si conclude qua. Ho bisogno di fare due cambi perché ho due giocatori che sono un po' stanchi. Sudakov. Andiamo con Inciso. Ayala fuori dentro cubo. Mamma Marcia, cattivissimo, ragazzi. Ah, bravo Barco, non dargli la mano. Vergogna. Ma è inutile che parli. Che schifo. Non è così che ci si comporta. Ancora. Inciso per Take Take Rumba. Eh beh. Dai, dai con Mitoma. L'ora del tè delle 15. È l'ora del tè delle 15. È l'ora del tè delle 15. Il pareggio di Take. Appena entrato. Forza. Forza. E andiamo a esultare in faccia a March. Sono cose di campo. Sono cose che succedono. Su caste... su caste tazzine. Su caste tazzine di porcellana. Occhio a Leeds. Aronson. Spazio per Harrison Verbruggen. Deve fare un miracolo. McAllister la tiene addirittura in campo. Ancora March. E c'è il vantaggio del Leeds United con Aronson. Allora, cambi. Questi mi fanno il balletto in faccia, zio prete. Allora, cambi, cambi, cambi. Doppio cambio, cambio, cambio. Triplo cambio, cambio, cambio. Fuori Mitoma. Dentro Jimenez. Fuori Ferguson. Dentro Pedro. C'è anche Robertone che mi è stanco. Andiamo con Zambrano. Bravo, inciso, gran palla recuperata. Buffer. Pedro. Per Fusa? Ma perché Fusa poi? Ma perché l'ho chiamato Fusa? Ma perché l'ho chiamato Fusa? Parco la mette nel mezzo! Ampadu in qualche modo, non posso crederci. 70esimo, 20 minuti più eventuale recupero per provare a riprenderla. Bravo Sugawa. La vedo molto molto male, un Leeds United più in palla. Ma questo non è fallo, però. Ma questo è un fallo. È un contatto di gioco. Ma non. Ma... Ah! Marcio me lo tengono in campo fino, fino allo svenimento. Guarda che roba. Guarda che roba. Ormai fa un altro assist. Sto burlone. Sa che Fusa. Lo gioca su Kawara. Non c'è spazio. Non si passa. Sì, vabbè, ragazzi, dai. Non posso più fare una sega. Non posso più fare niente. Mi fai giocare. Mi fai giocare per l'ultima volta? Un'azione, me la fai fa? Sono 20 minuti, da quando ho detto che era il 70esimo che non riesco più a fare un'azione. Porca miseria, grande chiusura di Udoji. Ma questa poteva essere una buona azione, sono stati bravi loro. Mi scoccia perdere contro March, veramente una roba orribile. Si è comportato malissimo. Malissimo si è comportato, bravo Verbrugo. Che evita anche il 3-1. E vabbè ragazzi, nel gioco del calcio esiste anche la sconfitta. Peccato perché poteva essere un mese di dicembre veramente... veramente pulito. Finisce qua. Perdiamo contro il Leeds United. Alla meglio March, guardalo lì come esulta. Incredibile. Incredibile, 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 incredibile. Mi tira, mi brucia, sto rosicando. Sto rosicando. Posso dire che sto rosicando? Migliore, guarda che sarà anche il migliore in campo, no? Aronson. Buonanotte, va in prestito, ma mi sa che è andato in prestito anche Martinez. Mi sa che è andato in prestito anche Cummings. Vediamo un attimo. Magari sotto nei commenti fatemi sapere chi poter richiamare. Ok, a questo punto in realtà numericamente ci saremmo anche. Perché Mitoma ha primo sostituto ad Ingra, Kubo ha primo sostituto a Yala. Quando siamo così corti facciamo fatica con le energie. Perché adesso... avanziamo, arriviamo fino alla partita. Nel frattempo gli Spurs, il Tottenham, mi offrono 70 milioni per Inacio. Posso dire che io in Premier non lo voglio vendere. Questa è la nostra situazione in classifica, Cioè, perché dovrei vendere Inacio al Tottenham? Non c'è nessuna ragione, nessuna. Accordo per il prestito nel frattempo per Cummings all'Everton. Quindi facciamo anche un po' di calcio mercato così, E ci salutiamo, signori. Ci salutiamo. Questa è la situazione in classifica. Purtroppo questa sconfitta ci ha rallentato un pochettino, ma vabbè, può capitare. È stato un bel episodio pieno questo,
Veramente, veramente pieno. Peccato veramente per quella sconfitta, perché potevamo fare l'unplan dicembrino. Noi, signori, a questo punto ci possiamo salutare qui. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. E potremmo, a questo punto, provare a richiamare, non so, anche Mazzilu. Vediamo un attimo come crescono i nostri regas. Poi, nel caso, verso fine gennaio potremmo anche richiamarli. Non lo so, perché vorrei spingere su di loro. Qualcuno vorrei richiamarlo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Assolutamente alla prossima. A tutti, ragazzi.